dove andare. Comincia la strada. No, Carmelli italiani sono della Rosalina, i gattoni di Rex sono italiani. Una bella novità per rendere più piccante, diciamo, questa serie dove il cane è il protagonista, anche il migliore sicuramente. Sì, sì, sì. Lui fa ridere. Comunque vabbè, non posso commentare ciò che è Melozzo qua. Sai Carmelo, immagini, entrava Rex, è passato il cane, c'era la nebbia. Ah, noi abbiamo, lui l'ha conosciuta il nebbia, vero? Sì, ma immagini se entrava senza cane, cosa succedeva? Nebbia. Non lo riconosceva nessuno, ma questo chi è? Scusi, mi può portare un bicchiere d'acqua ancora? Ti immagini, no? Ti prego, è anche un mio amico, non mandare mai queste. No, non abbiamo detto il nome. Io volevo ricordare qua con gli amici quando siamo stati alla scorsa edizione di Roma Fiction Fest. A fare? Quando abbiamo visto quel film c'era quella, la traduttrice che poi non ha detto una parola. Hanno presentato quel film, tutti hanno parlato, mi pare, in inglese, no? E la traduttrice doveva parlare. E poi noi tutti che aspettavamo quella cosa. Io sono riuscito ad alzarmi molto spesso nell'edizione passata. Questa proprio non vengo neanche a sedermi. Sì, effettivamente quello che abbiamo visto in questi giorni è stato molto, cioè molta della solita roba, ecco, italiana. Ma questo secondo me perché hanno organizzato tutto all'ultimo momento, quindi non ci stanno, tipo l'anno scorso che ti ricordi CSI. Io ho visto un grande Kenneth Branagh, perché quello è un mostro, sai. E poi c'erano incontri con gli attori, quelli veri. Qua non c'è niente. Ieri ci siamo visti 100 vetrine, per dirti. No. C'è sta roba. 100 vetrine. Sì, c'è sta roba. Ma io ogni tanto lo vedo perché. 100 vetrine. Perché solamente perché passa prima di un programma che a me. Cioè, rappresenta quasi la mitologia. Troie e Tronise, no, Troni e Tronise, come si chiama? Uomini e Troie, uomini e Troie. Uomini e donne, ok. No, mi sbaglio, pensavo anche uomini e Troie non era male. No. Oppure Troie, cioè donne e gay. È possibile, perché molti scurettano. Esatto. Sono andati la scorsa volta scurettando. Ma quello lo fanno. Quello lo fanno, ma siccome quel programma è così trash, c'ha un sapore interessante. Davvero? Non c'è sì, che posso fare io? Non sono niente. Non posso. Ma che è una provocazione? Quello che è la trista. La vedi anche per scherzo. Mi ha insultato. Poi ci fai arrivare una ragazza tua, almeno rimane. Ma noi pure ci facciamo i peggiori sette quando recitano. Ma che so, veramente? Ma no. Ma poi hanno tutti. Io li riconosco adesso, questo può registrare bene, siccome c'è il coach, e il coach, non so, scandisce una battuta con dei. Con varie spezzature, no? Di questo poi per micropausa poi. Allora tutti dicono le battute con le stesse pause. È vero, è vero. È vero. Non ce n'è uno che la dica cazzo a modo. Ma poi quello là, ma quello là nero, scuro di ragione che. Ma ieri si stavano allenando. Hanno litigato sul palco, c'era quello là che fa. Ma sono tutti suonati. Quello come si chiama quello là che fa. I nomi sono vietati dalla gente. Guarda, no. Io conosco gli attori, li conosci però, no? No, quello con la barba, che fa? Non lo vedo mai, mi comunque rifiuto. Due si sono detti cosa al Maurizio Costanzo, se stavano rinfacciando là. A parte questo ce n'è uno che parla così, quello Moro che ha fatto Lorenzo pure... Mario. No, non lo so, è uno Moro
con gli occhi azzurri, con gli occhi chiari, con le sopracciglia forti, anche qualche reality tempo fa, quello che si annaccia le sopracciglia prima di entrare dentro la scena, che c'è delle sopracciglia bestiali. Per me ci servono i primi piani, ci servono le immagini di, della gente. Dico, ma adesso che fare? No, ma aspetta, perché c'è un'altra scuola di pensiero, Carmelo, segui bene. Seguiamo. Che hanno detto alcuni attori: non portate la voce, perché così il microfonista viene sulla tua voce e la voce è più calda, è più ricca, ed è vero. Solamente che questi vanno talmente in sottrazione, già sono sottratti loro, in più vanno in sottrazione, praticamente non si capisce più un cazzo. Infatti esatto, sono praticamente... Ma forse questa è una tecnica che funziona al teatro o anche... No, nel teatro non può funzionare, perché funziona nel cinema e nella televisione, cioè l'attore molto paravento... Aspetta, fammi parlare. L'attore molto paravento che fa? Siamo io e te, io ti porto la voce, cioè ti parlo normalmente così, tu sei più paravento, me la abbassi di qualche tono. Allora, cosa succede? Che il microfonista, che è un professionista, sapendo che io porto la voce, si allontana dalla direzione mediana, magari che prenderebbe tutti e due, e favorisce te perché tu parli molto basso. Quindi a te ti piglia nella perfetta situazione audio, a me prende male. E alla fine viene meglio la sua voce, cioè quello che succede. Sì, poi se proprio sei coglione, la fai pepepepepepe. Però se sei furbo, potrei nominare chi fa una cosa del genere e lo fa bene. Per esempio nella mia serie. No, nella mia serie, cioè in Un posto al sole, questa cosa la faceva sempre Peppe Zarbo. Sempre. Sì, lui è una bella in voce, tutte. Ma perché? Ma sai che io, perché non la porta. Gianguido. Quando il microfonista sta qua e gli dice: Zarbo, alza la voce, non si sente un cazzo. E lui non la porta perché lo sa, perché non portandola, quello si posiziona su di lui e la coglie nella profondità, perché è chiaro che se tu porti la voce ti sali dei toni, se tu la tieni bassa i toni sono più bassi e quindi è più ricca, è più intensa. E allora aumenta il volume al momento no, in cui lui posiziona su di lui, ti ho spiegato. Ho capito. Ah, cioè tra me e posiziona il microfono su di lui perché sennò non la prende la sua voce, capito? Interessantissimo. Intervista di un grande attore italiano, sì. Non ricordo quale sia il suo nome, Ciccio però Frate. ha studiato all'Accademia a Silvio D'Amico. Paolo Berlusconi, no, Silvio. Dai, no! Aspetta. E questo attore, io adesso non ricordo chi è, però è uno famosissimo. Che c'è? No, per questa mano mi piace. La muovi bene, adesso la muovo anche per farmi due carezze. Perché? No, non mi ricordo il nome, però è un attore abbastanza grande e credo che ha interpretato un ruolo in Un posto al sole.